Dentro e fuori i cancelli di un'azienda si intrecciano vite di uomini, progetti, idee, intuizioni che segnano la storia di un territorio. Occorre indirizzare la produzione a un miglioramento di qualità più che di quantità e promuovere la cooperazione tra i dirigenti delle industrie sannite. Le forze industriali del Sannio hanno compreso la necessità di riorganizzarsi per accelerare la ricostruzione. Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano, nonostante tutto quello che possiamo inventarci per molestarli, incepparli, scoraggiarli. La pietra basilare sulla quale costruire il nostro avvenire e quello della popolazione del Sannio, che è costretta ad abbandonare la sua terra in cerca di lavoro, è la costituzione e il funzionamento del nucleo industriale. Le aziende bancarie preferiscono investire altrove ciò che raccolgono nel Sannio. Gli istituti di credito devono cambiare in modo sostanziale il loro atteggiamento nei confronti delle nostre aziende. L'Italia ha bisogno di un governo stabile ed efficiente. Ora l'esigenza di stabilità è così ovvia che non raggiungerla è dovuto alla sola volontà di non volerla. Il patto territoriale di Benevento rappresenta un esempio virtuoso di politiche di sviluppo decise e gestite direttamente dal basso. A Confindustria Benevento, il merito di avere saputo gestire il cambiamento. Solo la coesione tra le parti sociali potrà determinare le condizioni ottimali per uno sviluppo duraturo. Serve una politica coraggiosa che sappia compiere fino in fondo quelle scelte, anche impopolari, ma necessarie
per rilanciare il sistema paese. Sentiamo la responsabilità della fiducia riposta in noi e siamo fortemente motivati ad essere attori dello sviluppo del territorio. Confindustria è dare forza, dare voce, dare peso ponderale ad ognuno di noi che da solo sarebbe lasciato nell'indifferenza. Dalla nostra crescita dipende il futuro del nostro territorio. Il nostro primo obiettivo è quello di consolidare e riavviare il tessuto imprenditoriale provinciale esistente. Il Mezzogiorno è una risorsa per lo sviluppo dell'intero paese ed è il ponte per l'intero Mediterraneo. Le imprese hanno voglia di correre, ma per farlo hanno bisogno di infrastrutture per andare più veloci. Chiedono a gran voce una burocrazia più snella e l'accesso agevolato al credito. Dateci condizioni di normalità e vi faremo vedere di cosa siamo capaci. Il grado del nostro successo sarà l'incremento di occupazione che sapremo generare. È necessario che istituzioni, politici, imprenditori e banche credano in questo progetto di sviluppo e cooperino per realizzarlo. Missione occupazione. Obiettivo futuro.